Ciao a tutti ragazzi, appena finito il primo tempo di Juventus-Fiorentina primavera, tra po', tra 45 minuti farò il video e lo metterò sul canale, ma sono qui adesso oggi per parlare adesso in questo momento della panchina d'oro che torna a casa, torna da Massimiliano Allegri che secondo me la meritava già l'anno scorso non gli è stata data, è stato uno scandalo a mio avviso l'anno scorso a Sarri. E la vince Allegri anche perché io credo veramente che Allegri sia il miglior allenatore italiano in circolazione in questo momento e credo che sia anche uno dei top 3 in Europa. Non a caso nella top 10 internazionale c'è lui e basta. Quindi a livello di FIFA, a livello di UEFA c'è Massimiliano Allegri, non c'è qualcun altro. Credo veramente che sia veramente più forte, più preparato, l'uomo veramente che riesce tatticamente a preparare le partite e sicuramente questo premio è strameritato e stradominato. Per quanto riguarda la classifica totale delle panchine d'oro, Allegri raggiunge Capello e Conte con tre panchine d'oro ed è record, insomma, potenzialmente battibile, insomma, bisognerà vedere un po' come andranno i prossimi mese e mezzo. Devo essere sincero, ripeto, secondo me è un premio che lui doveva già vincere l'anno scorso, doveva rivincere l'anno scorso, doveva vincere anche il premio di allenatore dell'anno dell'Associazione Italiana Calciatori. Non è stato così, alla critica molto a favore Maurizio Sarri, io continuo a non capirlo perché Allegri perlomeno non è schiavo di un sistema di gioco, ma il sistema di gioco lo cambia in base all'esigenza. Questo secondo me fa, cioè, la differenza tra un allenatore e un grande allenatore. Credo che Allegri sia un grande allenatore, questo premio se lo merita tutto e oltre ai miei complimenti, dunque se lo porta a casa e ripeto, la mia opinione è che assolutamente il mister abbia stradominato questo premio, se l'è portato a casa nettamente e quindi meritatamente. Tutto qua, non è una cosa su cui bisogna aggiungere grandi cose. Chi critica questa scelta dell'Associazione Italiana Allenatori semplicemente di calcio non ci capisce un H, oppure in mala fede perché magari voleva a premio a qualcun altro semplicemente per poter attaccare la Juve. Mi dispiace, ma in questo caso qua il risultato è giustissimo e va bene così. Un allenatore che vince il campionato Coppa Italia e finale di Coppa dei Campioni e va in finale di Coppa Campioni non può che non vincere il premio, insomma. Assolutamente. Bene, chiudo qua anche perché tra poco ricomincio il secondo tempo. Ripeto, attualmente la Fiorentina in vantaggio 2-0, ci sta facendo le spalle nere, sta meritando la vittoria. Tra poco chiudo e ci risentiamo tra un po' per appunto il post partita di Juventus Fiorentina Torino di Viareggio. Ciao.